Momenti di grande emozione alla nona edizione della Notte per gli Angeli, la serata di musica e solidarietà organizzata dalla famiglia di Nicola Zaffignani, il giovane di Cortemaggiore prematuramente scomparso nel 2013. Una serata dedicata a tutti i giovani che, come lui, hanno perso la vita in incidenti stradali. A ricordarli i palloncini che, con i messaggi scritti dai giovani del centro corte, hanno reso ancora più toccante l'evento. La musica unisce quello che la vita separa, lo slogan della manifestazione. Tanti i gruppi musicali e i cantanti che si sono esibiti, presentati dalla giornalista Alessandra Lucchini, che ha seguito questa manifestazione fin dal suo primo anno. Sul palcoscenico, tra gli altri, il fiorenzuolano Riccardo Agulari, che da marzo è il batterista di Elodie, stella della musica italiana. A Cortemaggiore anche Isola delle Rose, che ha trionfato nel programma di Rai 1 The Band. Altro gruppo che non manca mai è quello dei Vagabondi, una cover band di tributo ai Nomadi. Hanno cantato anche Cinzia Di Biagio, Martina Giulì Confessore, Maria Grazia De Nigris, The One, Alberto Papi Zappieri, Buoni e Cattivi, Sottocute, Gigi Pacifico, Extinta, Giovanni Bardini, Direzione Ranga, Nevio e Rock Folli. La serata è stata benefica e l'edizione 2022 donerà il ricavato all'unità operativa complessa di pediatria e neonatologia dell'ospedale di Piacenza.